Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi con me ho Teresa Monestiroli, una giornalista che dopo un lungo percorso ha deciso di vivere la sua vita adagio. Ciao Teresa. Ciao. Allora, tu ci stai presentando un modello di vita non convenzionale per il modello urbano, giusto? Esatto. Innanzitutto, com'è questo modello? Allora, innanzitutto premetto subito, io ahimè non vado adagio, ci provo, perché secondo me la cosa bella dell'adagio è proprio il tentativo di farlo. Viviamo nella città più dinamica d'Italia e siamo sempre di corsa, tutti, e anch'io e credo anche tu, per cui il mio è un invito a provarci, io ci cerco di farlo, se non tutti i giorni, tutte le settimane, di regalarmi dei momenti per stare meglio io e per vivere meglio la mia città. Per cui questo è l'adagio. L'adagio è non un perdere il tempo, ma prendersi del tempo con intelligenza, anche quando abbiamo la sensazione che il tempo non c'è. Io credo che un pochino di tempo c'è sempre, magari anche solo 5 minuti, 10 minuti, però se usati con consapevolezza e intelligenza possono essere molto redditizi, possiamo dire. Questa parola molto milanese, per noi stessi, perché comunque ci fa stare meglio, ma anche perché possiamo scoprire e conoscere tante belle cose di Milano. Redditizi a Milano, sempre legato al business, la L'ho città detto del apposta. L'ho business. detto apposta perché nella città del business sembra una contraddizione, no? Andare adagio. Milano te la devi mangiare, la vita a Milano è sempre molto frenetica perché è sempre molto finalizzata al business. Invece io credo che ci sia anche un aspetto bellissimo di Milano che è un po' meno legato agli affari e un po' più legato al benessere delle persone. E tu, per dimostrare tutto questo, hai iniziato da un blog. Esatto, 2 anni fa ho aperto questo blog che si chiama adagiourbano.com, dove ho iniziato così, anche all'inizio non dico per divertimento, ma quasi per rispondere un po' alle tante domande degli amici che mi chiedevano che cosa vuol dire fare l'adagio, come si fa ad andare adagio. Allora ho iniziato a pubblicare ogni settimana un post in cui raccontavo qualcosa che avevo fatto io per andare più adagio, per rallentare e ho iniziato quindi a raccontare, a fare delle segnalazioni di tipo culturale, ma anche gastronomico, di posti che scoprivo, di posti o comunque di posti dove a me piace andare a Milano. Più o meno dopo 2 anni di esperienza di blog e un centinaio di post che ho scritto, ho avuto l'occasione di racchiudere il meglio del blog in un libro che si chiama Milano Adagio. Ovviamente abbiamo voluto tenere questo termine adagio che lega molto l'esperienza del mio blog, dove c'è un po' il meglio del blog, ma anche molto di più, perché poi la formula libro è molto diversa ovviamente dal discorso del blog, per cui è sicuramente più curato ed è stato arricchito di molti contenuti. Questo libro, anche questo non è convenzionale in realtà, No. è una guida turistica, possiamo definirla così? Sì, è una guida turistica per milanesi, nel senso che va bene anche per i turisti sicuramente che hanno voglia di stare a Milano, magari se stai a Milano solo 2 giorni ovviamente vedi sempre le cose più importanti, Non adagio. e non adagio, esatto, però è pensata anche molto per i milanesi o per tutti quelli che vivono a Milano, magari da tanto tempo non sono di Milano e alla fine continuano a battere sempre gli stessi percorsi, lo facciamo un po' tutti nelle grandi città, lavorando si finisce per fare sempre da B, sempre la stessa strada, la conosciamo talmente bene che non la guardiamo neanche più, quasi non ci accorgiamo di quello che succede nel nostro percorso. Ecco, questa guida è un po' un invito intanto a provare a cambiare strada, non fare sempre da A a B, ma provare a farne diverse. E comunque anche nella propria strada, se alzi lo sguardo, se ti prendi un minuto per guardare qualcosa, scopri che ci sono tantissime cose da vedere. Per cui è una guida turistica anche un po' per quelli che la città la vivono sempre, ma che si dimenticano di andarla a scoprire, no? Noi ci prenotiamo weekend dall'altra parte del mondo, ma è difficile che ci prendiamo una domenica libera per andare a fare 2 passi in un quartiere, a meno che non sia per andare a vedere una mostra appena aperta di cui tutti parlano, dove c'è la coda, ma invece perché non andare controcorrente e andare semplicemente a vedere qualcosa? Effettivamente io non ho mai visto mai altri quartieri che non siano quelli dove ho sempre abitato. Ecco, infatti, sei un buon esempio. Sono un buon esempio. Conosco a memoria Via Varesina, so perfettamente Via Varesina, ma perché ci esco a correre e ci abito, quindi
Questa guida è configurata però anche in un modo non convenzionale. Oltre alla guida vera e propria, hai messo altre sezioni. Sì, allora, intanto la guida non è convenzionale perché non è esaustiva e non lo è per scelta, nel senso che non ho voluto fare la guida, diciamo, tradizionale, con tutti i monumenti da non perdere, con tutta la parte storico-culturale dei monumenti, ma ho fatto una guida più personale. È un racconto della città vissuta da me, per cui tutte le segnalazioni sono delle esperienze che io ho fatto in prima persona, e ho voluto mescolare segnalazioni di tipo artistico-culturale a segnalazioni gastronomiche, quindi legate a ristoranti, bar, che adesso a Milano è imprescindibile secondo me farlo, e anche esperienze nel verde. A queste ho aggiunto una parte che è graficamente differenziata, perché le pagine sono blu invece che bianche, e che ho chiamato un po' pensieri o riflessioni, che invece sono appunto delle riflessioni su come noi usiamo il nostro tempo oggi, in maniera anche un po' ironica, perché credo che quello che manchi soprattutto oggi ai cittadini metropolitani sia questo, no? Cioè, siamo sempre a correre dietro alla vita tutti i giorni e non ci accorgiamo che magari perdiamo moltissimo tempo facendo cose di poco interesse, per cui avere un po' più di consapevolezza di come noi usiamo le nostre giornate forse potrebbe essere già il primo passo per andare ad agio. E queste appunto sono delle pagine un po' particolari che ho voluto inserire per rendere la guida anche più raccontata. Perché comunque filo conduttore di tutta la guida è un'esperienza soggettiva di Milano. Esatto, che è il filo conduttore del blog, questo l'ho voluto mantenere. Infatti nella guida volutamente ho tenuto per esempio dei riferimenti temporali che sono legati al momento in cui io ho fatto quell'esperienza, per cui magari in una guida che uno adesso compra al mese di dicembre trova qualcosa legato a luglio, al mese di luglio, perché magari io in quel posto sono stata a luglio. Questo l'ho voluto tenere perché rende molto personale il racconto, e io credo che questo manchi un po' alle persone. È un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle facendo il blog. Alla fine finisce che tanti mi chiedono esattamente quello che io ho fatto, e questo un po' ripaga, perché è la garanzia di un'esperienza vissuta. E allora abbiamo scelto di tenere tutti i riferimenti temporali, o per esempio un'altra cosa che c'è molto personale sono dei dettagli. Cioè, io magari in un ristorante mangio sempre lo stesso piatto, allora ho consigliato quel piatto perché effettivamente è testato da me, io magari l'ho mangiato due o tre volte, per cui non è il menù in generale. E questi sono tutti degli elementi che credo diano un po' più di calore a un formato guida che talvolta ha un po' il difetto di essere anonima. Beh, se io mi fido di te, comunque voglio mangiare quella cosa che hai mangiato tu, perché so che è buona, perché comunque il tuo parere è importante. Beh sì, spero che sia così. Questo è il... questo è un po' l'intento. E un'altra cosa che secondo me è importante, occupandomi di Milano come giornalista già diciamo nella vita, come mestiere, Milano adesso offre veramente tantissimo, sia dal punto di vista culturale che gastronomico, se vogliamo parlare di questi due settori. Io credo che quello che poi alla fine una persona, quello di cui ha bisogno, è un po' una guida, cioè qualcuno che scelga per noi, perché sennò veramente nell'estrema offerta si finisce per perdersi. Questo è un po' il tentativo di essere una guida, no? Nel marasma io ti do dei percorsi, prova a seguirli, se ti piace un po' il mio gusto, un po' il mio stile, se te ne piace uno probabilmente ti piacciono anche gli altri. Questa è un po' l'idea di fare questo formato di guida particolare. Però vedo che ci sono due percorsi, quello in cui tu ci offri dei percorsi attraverso il libro, però ci stai anche insegnando a crearcene di nostri. Sì, perché comunque alla base di tutto c'è proprio questo invito a prendersi del tempo. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle e credo che sia una cosa che un po' genera dipendenza, cioè una volta che provi ci prendi gusto, una volta ti prendi 5 minuti, poi ti vuoi prendere anche 5 ore, per cui io vorrei che questo fosse un po' un seme per far crescere delle coscienze un po' più consapevoli su questo tema, che credo sia un tema alla fine
Noi lo leghiamo molto adesso al benessere personale, ma io credo che sia un tema importante anche a livello cittadino, nel senso che comunque una grande città come Milano, così appunto dinamica e frettolosa, si deve porre un po' il problema di dove vuole andare domani, no? Domani credo che sia sempre più importante anche la qualità della vita delle persone che abitano in una grande città. Non basta un'enorme offerta culturale, non basta avere i mezzi di trasporto che funzionano bene, ci vuole qualcosa di più. E quindi un po' diciamo che è il mio adagio, ma l'invito è che ognuno si trovi il suo adagio, che ognuno a Milano si trovi i suoi posti. Cioè, non voglio spoilerare la guida, perché ovviamente sennò poi non è divertente, però dico solo una curiosità, giusto per rendere l'idea. C'è un capitoletto che io ho chiamato comfort food. Allora, comfort food per me sono degli indirizzi dove io vado a comprare determinati cibi che fanno bene all'anima, non solo alla gola, no? In giornate di cattivo umore, per esempio. Allora, io ovviamente ho indicato i miei, sono 5-6, sono i miei, il mio comfort food, però un po' l'invito al lettore è: i tuoi quali sono? I miei? I miei in particolare? Non lo so, vuoi dire anche i tuoi? Beh, io ad esempio ho un ristorante specifico in via Losanna, in cui vado ogni mese circa, e lì prendo la cheesecake. Vedi? Anche tu ce l'hai. Effettivamente è vero. E tutti questi ristoranti, tutti questi posti, tutti questi musei, tu li hai esplorati da sola? Allora sì, la maggior parte delle volte li ho esplorati da sola, perché è una pratica che io consiglio anche molto di farla in solitudine, perché è una cosa che facciamo poco, e quindi di avere il coraggio di prendersi del tempo e di fare qualcosa per noi stessi anche da soli. Talvolta invece li ho visti appunto per lavoro, e quindi magari accompagnati da persone che me li hanno raccontati in maniera credo anche un po' speciale, e spero di aver riportato l'esperienza che io ho vissuto anche al lettore. Comunque sì, tendenzialmente li vedo da sola. Mentre il libro l'hai scritto anche questo da sola? Allora, al libro invece ho chiesto un contributo, un piccolo contributo, ma credo importante, proprio perché per lavoro io ho la fortuna di andare a vedere tanti posti e di parlare con persone molto competenti riguardo a quello che sto vedendo. Ho coinvolto 8, chiamiamoli intenditori, 8 esperti, ognuno nella sua materia, magari persone poco note al grande pubblico, ma molto competenti nel loro settore, a cui ho chiesto di dare 3 consigli, che però sono 3 curiosità, cioè 3 cose un po' insolite da andare a vedere. E magari, non so, per esempio ho chiesto 3 alberi, che è una cosa che guardiamo poco, però ci sono degli alberi bellissimi a Milano, e allora c'è il direttore del Bosco in Città che ci racconta 3 alberi da andare a vedere, oppure 3 quadri che sono magari in posti un po' insoliti, oppure 3 curiosità di edifici, oppure 3 libri che raccontano Milano da un certo punto di vista, 3 luoghi letterari, 3 particolari delle chiese e così via. E questo numero 3 l'hai scelto per una ragione specifica o? No, mi piaceva il 3, il formato del libro è piccolo, volevo che per ognuno dei consigli ci fosse un po' di ciccia, un po' di racconto, per cui magari chiederne di più poteva diventare da un punto di vista editoriale complicato, per cui mi è sembrato il numero giusto, per cui 3 per 8 fa 24, e ci sono 24, come dire, cose insolite da andare a vedere. Quindi c'è una numerologia dietro? Sì, abbastanza casuale, però poi mi piace mantenerla. Qual è il consiglio che dai ad un milanese? Di imparare a guardare, forse il consiglio che mi viene da dare di più, che è molto legato al camminare, secondo me, e quindi al rallentare fisicamente. Io credo che queste due cose vadano molto insieme. Credo che uno dei nostri problemi principali oggi è che non guardiamo più, non guardiamo con i nostri occhi, fotografiamo molto, guardiamo poco. E invece guardando, attraverso il gesto del guardare, si impara molto e si può sentire molto. Per esempio basta alzare lo sguardo, una delle cose più banali del mondo, ma se ci fai caso noi camminiamo moltissimo guardando o per terra o il cellulare, e non ci guardiamo più intorno. Questo mi porta al camminare. È ovvio che se tu sei in macchina fai fatica a guardare la città, se tu sei a piedi la guardi più facilmente. E quindi direi che questi due gesti sono quelli che un po' mancano alla città. E sul guardare, se posso dire una cosa, una dei suggerimenti che do nella guida, che poi è diventata anche un'esperienza pratica che io faccio al di fuori del blog, portando proprio le persone a fare una visita guidata, è lo slow looking.
anche qui un po' in controtendenza in quello che sta succedendo a Milano, cioè invece di andare sempre solo a queste grandi mostre bellissime, però con 200 quadri molto impegnative che richiedono molto tempo e molta energia, andare invece a vedere uno dei tanti quadri che è esposto in maniera permanente a Milano, e ce ne sono molti di bellissimi, e di perdere del tempo a guardare un solo quadro, 10 minuti, un quarto d'ora, sono tantissimi davanti a una sola opera, e secondo me danno molto di più che vedere un'intera mostra. Quindi il tuo consiglio è quello di andare alla Pinacoteca di Brera e guardare Il bacio di Hayez per un quarto d'ora. Sì, preferisco Lo sposalizio della Vergine, se devo dire, il mio, di Raffaello, che tra l'altro l'anno prossimo sono i 500 anni della morte. Comunque sì, ci sono dei quadri a Milano che secondo me vale la pena di mettersi lì seduta davanti 10 minuti e guardare solo loro. È un'esperienza molto forte e molto adagio, e credo che possa insegnare molto anche poi a guardare tutte le altre mostre, nel senso che perdersi nei dettagli di un capolavoro può essere molto interessante. Questo immagino che non valga solo per i quadri. No, vale per tutto. Il quadro ovviamente è un esempio facile, però anche nei giardini, per esempio, una cosa che io faccio spesso è di cercare una panchina precisa che abbia una visuale che mi piace, e stare seduto lì 5 minuti. È difficile stare seduti 5-10 minuti senza fare niente, guardando solo il panorama intorno, perché siamo veramente sempre tentati dall'usare il cellulare, che comunque è una distrazione continua che ci dà la sensazione di tenerci occupati, ma di fatto ci toglie tutto il tempo libero che abbiamo. Tentiamo di convincere i nostri spettatori che non stiamo perdendo tempo quando ci sediamo per 5 minuti su una panchina. Una domanda difficilissima. Ah, però dovresti avere tutta l'esperienza del blog per rispondere. Sì, allora innanzitutto credo che la prima volta che lo facciamo, i primi 5 minuti che proviamo, ci rendiamo conto di quanto non siamo capaci di farlo, e già questo secondo me è una grandissima conquista, perché ci rendiamo conto un po' della nostra nuova inettitudine. È come se dovessimo rimparare a fare determinati gesti, ce li siamo dimenticati, e non fare niente è un gesto che non sappiamo più fare, per cui secondo me la prima cosa che impariamo è questa, e credo che già sia tantissimo. E poi da lì impariamo a lasciarci andare un pochino, non avere questa mania del controllo continua sia sul nostro tempo che su quello degli altri. Un passino indietro. Il blog, pensi di mantenerlo ancora attivo un po' sta settimana? Assolutamente sì, anche perché mi sta dando delle belle soddisfazioni, ho anche un bel dialogo con i miei lettori, e poi perché dal blog, come ti dicevo, è nata questa avventura degli eventi, che è la concretizzazione dei momenti ad agio. Anche questa nasce da una domanda del pubblico, dei lettori, che magari si sono appassionati alle mie segnalazioni, ma poi, appunto, ripeto, continuano a dire non ho tempo, non ho modo per farlo. Allora l'anno scorso, anche un po' come provocazione, ho deciso di provare a organizzarne uno io, a dire va bene, tu non hai tempo, non hai modo, non sai come si fa, io te lo organizzo. Ti organizzo tutto, tu devi solo venire e regalarti, non regalare a me, ma regalare a te stesso un'ora del tuo tempo. E stanno andando molto bene, perché è un'esperienza che evidentemente alle persone piace, proprio perché è limitata nel tempo e quindi richiede un impegno, ma un impegno limitato. È sempre molto diversa, per cui io offro delle esperienze molto diverse, che però partono tutte dal blog, da quello che io scrivo nel blog. Per cui questa è una bella evoluzione, e credo che continuerò a farlo, legato ovviamente al blog, e voglio continuare ad alimentarlo. Quando è stato questo primo evento? Il primo evento è stato esattamente l'anno scorso, in autunno. I primi sono stati degli aperitivi, erano degli aperitivi con chiacchierata, però le chiacchierate io invitavo degli esperti che raccontavano diciamo delle cose che riguardavano sempre questo nostro uso del tempo. Abbiamo fatto un incontro sullo slow looking, per esempio, ma anche un incontro con una psicologa che ci ha raccontato il nostro cattivo uso del tempo. Dagli aperitivi sono nate le visite, adesso organizzo delle visite guidate ad un solo capolavoro, appunto, per cui porto un gruppo di persone che sta un'ora davanti a un quadro raccontato da delle persone molto esperte, e quando riesco anche cerco di farle a museo chiuso, in modo da avere tutta la sala a nostra disposizione. Sono degli eventi ad agio, e quindi sono anche un po' una sfida, e la cosa incredibile che ho
che ho notato, e la più grande soddisfazione credo è non solo che le persone tornano, che si appassionano a questa esperienza, ma soprattutto che sono molto concentrate, cioè che riescono veramente a godersi un'ora di tempo lontano un po' da tutto, dalle preoccupazioni che sembrano sempre incredibilmente imminenti, ma la maggior parte delle volte, salvo, vabbè, ci sono ovviamente le eccezioni, non voglio fare la talebana, però tante volte si può anche rispondere a un messaggio un'ora dopo che non succede niente, a una mail un'ora dopo che non succede niente, cioè ci stiamo un po' anche autoimponendo queste tabelle di marcia sempre così pressanti, no? Cioè alla fine deve anche un po' partire da noi, credo, il tentativo di riprenderci il nostro tempo in maniera più sostenibile, il che non vuol dire non fare niente, perché come dicevamo all'inizio, io non vado per niente adagio, io vado adagio ogni tanto, e il bello dell'adagio è proprio quello di inserirlo nei momenti di tempo, perché sennò è il dolce far nulla, vabbè, quello però è un'altra cosa che è molto bella, però io credo che debba essere limitata nel tempo, perché sennò diventa anche un po' noioso, no? Milano è bella ed è bello vivere questa sua frenesia. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, questi 20 minuti che ci siamo presi per parlare di Milano vissuta ad agio. Grazie a te per avermi invitato. E ai prossimi eventi a cui vuoi invitare i nostri spettatori? Il prossimo evento è il 10 di dicembre, andiamo al Museo Diocesano a vedere il capolavoro per Milano di Natale, che è l'Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi, che è un evento proprio sembra costruito ad hoc, perché questo allestimento è un allestimento singolo di un quadro che viene imprestato al Museo Diocesano per questi 2 o 3 mesi a cavallo delle vacanze di Natale, con un suo allestimento costruito in 3 sale, diciamo, di accompagnamento al quadro, per poi stare davanti al quadro che è da solo in una stanza al buio molto ben illuminato, e il tutto verrà raccontato dalla direttrice del museo, Nadia Righi, e questa può essere una bella occasione per fare un'esperienza ad agio. Io ti ringrazio ancora per questo episodio di Municipio X, è tutto, ci vediamo alla prossima puntata, a presto. Grazie.